Chiede ora di intervenire la deputata Roberta Lombardi, prego. Grazie. Siamo di nuovo qui a parlare di finanziamento pubblico ai partiti. Da maggio, dall'epoca del primo tweet dell'ormai De Cuius presidente Letta, sono passati più di 9 mesi. Personalmente ho fatto in tempo anche a fare un figlio in questo lasso di tempo. E siamo passati 9 mesi dalle prime discussioni in commissione su quello che prima era un disegno di legge del governo e che oggi è stato trasformato nell'ennesimo decreto, nell'ennesima urgenza, come se il tema dei soldi alla politica fosse diventato importante e urgente solo ora, come se non aspettasse una risposta seria da parte della politica dal 1993, che è la data del famoso referendum che ha sancito da parte dei cittadini l'abolizione del finanziamento pubblico. È chiaro però, ormai è chiaro ed evidente, che questa del finanziamento pubblico è il cavallo su cui puntare quando si arriva in crisi di consenso popolare e quindi viene rispolverato come tema, ributtato in pasta ai media e si fa finta come al solito di lavorarci su. Così la scorsa estate sembrava che il governo Letta non aspettasse altro che abolire il finanziamento pubblico ai partiti, l'aveva annunciato attraverso l'house organ di Twitter. Della Presidenza del Consiglio, poi evidentemente non è apparso più urgente, ci siamo occupati della modifica costituzionale della deroga all'articolo 138 della Costituzione che grazie al ferreo costruzionismo del Movimento 5 Stelle sul decreto legge del fare è slittato in modo che i cittadini non si vedessero la loro carta derogata dai partiti in piena estate, con l'attenzione quindi dell'opinione pubblica distolta. Ma si arrivasse a trattarlo con, si sperava, l'opinione pubblica bene attenta. Nel frattempo poi la storia ci racconta che le fragili larghe intese che nel frattempo hanno cambiato dimensione svariate volte hanno fatto sì che si sfilasse uno dei deroganti, Forza Italia, e che quindi la maggioranza dei 2/3 che serviva per far passare questa deroga senza la consultazione popolare del referendum confermata potesse più accadere. E da lì in poi ci sono stati 1.000 altri decreti, uno più vergognoso ai nostri occhi dell'altro, onor del vero, che ci ha toccato ratificare più o meno blindati, più o meno ghigliottinati, più o meno consentita la voce delle opposizioni. Oggi ci troviamo di fronte a un testo che non solo non abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, ma consegna tutto nelle mani delle lobby. L'avevamo già spiegato la prima volta come funzionava, lo ripetiamo in questa sede. Innanzitutto, se mai questo decreto sarà convertito in legge, i partiti continueranno a ricevere dallo Stato una valanga di soldi. Ci siamo fatti qualche conto perché noi siamo madri e padri di famiglia, gente che lavora con i soldi, con i budget, con quello con cui dobbiamo vivere e ci siamo visti che a legislazione vigente le voci di spesa per il 2014 sono 91 milioni di finanziamento pubblico, che sono rimborsi elettorali e più cofinanziamento. 8,7 milioni di agevolazioni fiscali su erogazioni da persone fisiche, sempre ex articolo 7 della legge 96-2012, e 1,2 milioni di agevolazioni fiscali sulle erogazioni di società, cifra ottenuta calcolando il 19% di sgravio IRES sull'ammontare complessivo delle erogazioni, su un dato che è stato stimato dal dossier della Camera. Totale per il 2014, quindi abbiamo detto a legislazione vigente, a bocce ferme, così come siamo oggi, 100 milioni di euro e 900 mila euro, appunto. La nuova normativa, questa con la stima effettuata su questo testo di decreto legge, così come ci è arrivato dal Senato, parla di 68 milioni di finanziamento pubblico, il primo scalone, come vogliamo chiamarlo, 8,7 milioni di agevolazioni sulle erogazioni delle persone fisiche, utilizzando lo stesso dato di prima, 1,2 milioni di agevolazioni fiscali sulle erogazioni delle società, sempre il dato di sopra, 7,5 milioni di una quota stimata del 2 per 1000 e 15 milioni di cassa integrazione, perché gli stessi partiti della maggioranza che hanno votato la riforma Fornero, creando tutti i disagi enormi ai cittadini comuni,
i loro dipendenti se li tengono in cassa integrazione ad libitum, cioè all'infinito, senza nessun genere di limite. Hanno creato un reddito di cittadinanza pro domo loro, per una cifra stimata per il solo 2014 pari a 15 milioni di euro. Facendo il rapido conto, sono 100 milioni e 400 mila euro. Facciamo una sottrazione, il risparmio per quest'anno sono 500 mila euro. Avete capito bene? 500 mila euro in un anno. Se pensiamo che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo restituito solo per quest'anno 42 milioni di euro, possiamo fare una rapida valutazione e ci rendiamo conto che questa cifra suscita una certa ilarità in chi ci ascolta. Lo stesso deve dirsi per il 2015, sempre in base a delle stime puramente teoriche, e quindi lo Stato dovrebbe risparmiare circa 8 milioni di euro. Solo una volta che questa legge entrasse a regime, presumibilmente nel 2018, sempre che non intervenga qualche nuovo intervento normativo, perché come al solito in Italia fatta la legge trovato l'inganno, come successe nel 93, allora si potrebbero risparmiare 20 milioni di euro l'anno. È innegabile che è meglio di niente, figuriamoci noi da padri e madri di famiglie, 20 milioni di euro. Magari avecceli, ma ci rendiamo conto che per milioni di cittadini che in questi anni dal 93 a oggi si sono visti rubare 2 miliardi 253 milioni di finanziamenti non dovuti, e lo dice anche la Corte dei Conti, non ci hanno certo eletto per queste briciole, per queste caramelle, ma per dare un segnale forte, reale di cambiamento. Se oggi tutti i partiti rappresentati in quest'Aula rinunciassero al finanziamento pubblico, come abbiamo fatto noi, semplicemente non prendendo i soldi, quindi non c'era bisogno di una legge, non c'era bisogno di un decreto legge, bastava semplicemente non passare alla cassa a ritirare. Se rifiutassero, la cifra che si otterrebbe avrebbe molti più zeri di queste caramelle che vogliamo dare in pasto ad un'opinione pubblica affamata. Già, perché sebbene siamo riusciti a introdurre un limite alle erogazioni liberali in favore dei partiti, questo limite è ancora troppo alto, sono 100.000 euro annui per le persone fisiche e giuridiche, che è un tetto ben lontano dai 30.000 euro, che per noi è sempre una cifra enorme, però che abbiamo proposto per le società per cercare di arrivare in maniera costruttiva a una mediazione, visto che questa, che è la casa della buona politica, dovrebbe essere un luogo di incontro e di accordo sui temi che riguardano la nostra vita. Poi pensiamo noi, ovviamente, se pensiamo alle nostre micro donazioni con cui abbiamo pagato una sobria campagna elettorale che ha portato comunque al 26% quasi dei consensi, ovviamente l'idea di tutti questi soldi che vengono comunque dati ai partiti ci suona quasi come una bestemmia. Perché noi possiamo contare su tutti quei cittadini in queste micro donazioni che arrivano ogni volta che chiamiamo i cittadini a farsi partecipe anche economicamente della vita politica del Movimento 5 Stelle, possiamo contare su tutti quei cittadini che grazie al nostro movimento hanno riacquistato fiducia nelle istituzioni, che sono tornati a sperare che un modo diverso di fare politica sia possibile. Ora ci domandiamo voi su quali personaggi invece facciate affidamento per finanziare le vostre campagne elettorali. Qualcuno l'abbiamo visto sotto legge di stabilità e siamo riusciti anche a cacciarli, i lobbisti, parlo di Tigelli, che siamo riusciti a tirar fuori dal mercato del Parlamento, ma tanti altri ce ne sono e tanti altri ne tireremo fuori nei prossimi mesi. Quindi voi fate affidamento su questi personaggi che sono portatori di interessi di grossi gruppi di potere e non certo dei cittadini. Come se non bastasse, i soldi devoluti dal vostro benefattore di turno gli vengono anche detratti con un'aliquota che farebbe impallidire il più liberista degli economisti, che fa ancora di più arrabbiare il cittadino semplice che invece per tutte le sue spese sanitarie, di istruzione, di assistenza eccetera eccetera gode di detrazioni fiscali per delle aliquote molto molto più basse. Tutto ciò poi per tacere degli escamotage a cui si ricorre nel decreto per aggirare il limite dei 100.000 euro, i lasciti mortis causa, sono ammessi senza limite alcuno, per poi ritrovarsi magari, che so, immobili a Monte Carlo con proprietà varie acquisite a propria insaputa, perché abbiamo visto anche questo in questi anni.
Chi può godere poi di tutti questi vantaggi? Tutti i partiti che si iscrivono nell'apposito registro, anche se nati in seguito a scaramucce interne, vere o presunte, purché abbiano i loro scranni in Parlamento. Abbiamo visto in questa legislatura, ma non solo in questa legislatura, l'assetto variabile delle maggioranze che danno un'immagine di sé e portano un programma elettorale per vendere fumo nel momento della campagna elettorale, e poi quando arrivano in Parlamento si accomodano in gruppi e gruppetti, perché anche lì il contributo al funzionamento dei gruppi parlamentari sono altri soldi della contribuzione pubblica che arrivano in tasca ai partiti, dalle tasche dei cittadini. Se poi si scopre che i partiti hanno ricevuto donazioni per un importo superiore a quello concesso, niente paura, perché adesso sono decurtate le spettacolari risorse spettanti dal 2 per 1000 anno per anno, fino a concorrenza di quello che è stato ricevuto in eccedenza. Cioè, se il finanziamento è stato, mettiamo, di 5 milioni di euro, per recuperare l'eccedenza potrebbero servire secoli, e tanto vista la velocità con cui le maggioranze cambiano qui dentro, i partiti nascono, muoiono, cambiano tesoriere, cambiano denominazione, cambiano simbolo, vagli a ripigliare quei soldi. Lo stesso relatore di maggioranza Fiano del PD, in commissione, nella prima discussione che facemmo mesi or sono, ha ammesso poi che, visto il clima generale di disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti, chissà perché poi cattivi sti cittadini, ciò lo induce a ritenere che lo strumento del 2 per 1000 sarà poco incisivo. Collega Fiano, ho preso lo stenografico del verbale della commissione di allora. Sarà talmente poco incisivo che i partiti ci hanno costruito su, infatti, il loro finto apparato sanzionatorio, tanto per continuare a buttare fumo negli occhi dei cittadini. E poi dicono che questi cattivoni dei cittadini non sono affezionati loro, cattivi, cattivi, cattivi cittadini. Per quanto ci riguarda, chiunque violi le regole sulla trasparenza dei bilanci non ha diritto nemmeno a un centesimo. Chiaro, semplice, come è chiaro che il finanziamento pubblico deve essere abolito e quindi pari a zero, diretto o indiretto che esso fosse, se tu violi una regola devi essere sanzionato, controllo e sanzione, concetti che in questo paese sono amenità praticamente. Questo decreto, ahimè, non prevede niente di tutto ciò, serve solo al... un esecutivo qualunque esso sia, perché siamo in questa sorta di guado, un esecutivo comunque delle larghe intese, perché su questo passano i presidenti del Consiglio, ma mi pare che siamo in perfetta continuità nelle ultime tre, gli ultimi tre mandati. Quindi questi cari esecutivi delle larghe, strette, medie intese lo usano come spot elettorale, tutti a far finta di non volere più sostentare i partiti attraverso i soldi dei cittadini, ma in realtà il fatto che oggi questa legge continua a fare la spola tra una commissione, l'aula, poi decade, poi va in un ramo del Parlamento, poi diventa un decreto legge, si converte, non si converte, chissà che fine farà. Ciò che sembra essere evidente è che manca la reale volontà di chiudere i rubinetti. Si sa come la pensate poi in quest'aula, l'opposizione, la nostra soprattutto, non deve avere un ruolo di protagonista, ma al massimo può fare una comparsata quando poi non gli venga tolta la voce. Miei cari colleghi, quella a cui stiamo assistendo increduli, se fosse una rappresentazione teatrale, si potrebbe intitolare finanziamento pubblico ai partiti, storia di una truffa che va avanti da 20 anni. In verità, più che di una commedia, si tratterebbe di una farsa, con cui ognuno dei protagonisti è chiamato a interpretare un canovaccio e a improvvisare le scene di maggior pathos, ma si sa che qui dentro tanto è un teatro e ognuno recita una parte del suo copione. Mi sono andata a rivedere degli interventi della passata lavori su questo provvedimento e ho preso ad esempio un paio di spunti dal pregevole onorevole Bressa del PD, che tuonava: per quanta degenerazione possa esserci stato, per quanto malaffare possa essere intercorso tra la finanza pubblica e l'attività di un partito, tutto questo non legittima la cancellazione di una regola fondante della nostra democrazia, che è quella del finanziamento pubblico. Cioè, per quanta degenerazione possa esserci stata, per quanto malaffare possa essere intercorso, noi cittadini non siamo legittimati a cancellare quel finanziamento pubblico alimentato con i nostri soldi dopo il referendum del 93. Lascio ai derubati la risposta. Memorabile poi la chiusa sempre dell'intervento del pregevole Bressa, che cito anche qui testualmente:
Bando quindi alla demagogia, bando al populismo, facciamo almeno una volta in quest'Aula un discorso che abbia la capacità di guardare oltre, evidentemente un grillino a suo insaputo, il proprio ombelico e oltre il proprio naso. Ha ragione il collega Bressa, facciamo almeno una volta un discorso che guardi oltre la propria tasca, ops, volevo dire il proprio ombelico e il proprio naso, soprattutto l'ombelico e il naso di quei partiti che da 20 anni sono in questo Parlamento e che oggi sentono il bisogno di superare questa nauseabonda dose di demagogia e populismo che permea la loro politica da quando è entrato il Movimento 5 Stelle. A testimonianza di ciò vi riporto una citazione che trovo terribile per la sua demagogia. Aperte virgolette, pensate ai rimborsi elettorali. Tutte le leggi introdotte dal 94 ad oggi sono state ipocrite e fallimentari. Non rimborsi, ma finanziamento mascherato. E chi è stato ad usare queste parole populiste? Niente popò di meno che il nostro amato De Cuius, presidente Letta. Nel discorso per ottenere la fiducia, evidentemente abbiamo trovato qualche perché adesso lo stiano trombando, che non è un termine non consono all'aula, ma è un termine tecnico che si usa per indicare quei politici che vengono fatti fuori o dall'elettorato o dalle correnti di partito. A testimonianza di ciò abbiamo detto questa citazione. Diceva nel discorso della fiducia che il sistema va rivoluzionato e che si dovevano introdurre misure di controllo e di sanzione. Belle parole rimaste sulla carta o in qualche altro tweet, mentre i partiti che sorreggevano la sua maggioranza hanno litigato al punto da non trovare alcuna mediazione in commissione e che oggi ci hanno tranquillizzato avendo però trovato il modo di spartirsi evidentemente il malloppo, tanto che questo provvedimento arriva blindato in quest'aula, come ormai è usanza e costume. Vi risparmio tutto l'excursus storico sulla saga del finanziamento dei partiti che inizia nel 74, con gli scandali delle tangenti tra Bucchi e Petroli, le arrivò a Tangentopoli, il referendum del 93 dall'esito ultra plebiscitario, la reintroduzione del finanziamento pubblico sotto mentite spoglie dei contributi delle spese elettorali e senza più freni inibitori, si è passato dagli studi del rimborso per le spese elettorali ad altri bizantinismi vari. Peccato che la sostanza non sia cambiata. Uno dei ruoli di questa farsa più divertenti che dicevamo prima, la farsa di cui parlavamo prima, interpretato poi dai tesorieri dei partiti, vi ricordate i vari Lusi, Belsito, Fiorito, loro erano tesorieri, i tesorieri di quei partiti che oggi sotto vari nominativi e simboli diversi affermano che gli emendamenti finalizzati a rafforzare il sistema di finanziamento pubblico non servono a difendere i privilegi dei partiti, bensì a salvare la democrazia, o niente meno. Ed ecco il colpo di scena, il decreto diventa all'improvviso un baluardo antipartitocratico. Di fronte all'ennesima dimostrazione, quindi, di tracotanza e l'arroganza da parte di queste larghe intese, pensiamo che questo governo, il futuro, il passato, non si sa bene, anziché mantenere il finanziamento pubblico per qualche anno, promettendo una sua più o meno nebulosa rimodulazione futura, dovrebbe azzerarlo subito ed eventualmente reintrodurlo se e quando i cittadini dimostreranno di volerlo, magari attraverso un nuovo referendum. Perché è vero che il finanziamento pubblico esiste in quasi tutta Europa, ma è anche vero che in nessun paese europeo i partiti sono corrotti e clientelari come qui da noi in Italia. Volgiamo un attimo lo sguardo alle principali democrazie del nostro continente. È vero, in Francia, in Spagna e in Germania esistono forme di finanziamento pubblico ai partiti. Ebbene sì. Ma vogliamo parlare del rigoroso regime sanzionatorio previsto in caso di violazione delle rispettive prescrizioni? In Francia non solo ai partiti, ma anche ai singoli candidati che superino i limiti fissati dalla legge per le spese elettorali, vengono applicate sanzioni che vanno dall'obbligo di restituzione delle somme eccedenti fino alla detenzione ad un anno, questi giustizialisti dei francesi, oltre alla decadenza dal diritto di ottenere finanziamento statale per l'anno successivo e all'ineleggibilità del candidato trasgressore per un anno dalla contestazione. Considerando quando ci si mette qui in Italia a tirar fuori un ineleggibile dalla Camera o dal Senato, praticamente a vita ce lo ritroviamo qua dentro. Però, in Germania, se il partito riporta i dati relativi alle spese elettorali sostenute in modo inesatto nella rendicontazione, esso perde il diritto a godere di una somma pari al doppio di quella riportata in modo irregolare. Non solo, è anche prevista l'applicazione di sanzioni penali, tanto per i partiti quanto per le società di revisione contabili, responsabili. Il modello tedesco inoltre parametra l'entità del soccorso federale alla contribuzione degli iscritti per rimarcare l'indipendenza dei partiti dallo Stato. Nel Regno Unito, il finanziamento
finanziamento pubblico è previsto solo per i partiti di opposizione. Follie qui, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi non solo economici che il partito di maggioranza trae dall'avere la disponibilità dell'apparato di governo. Questo solo per tacere del regime di controlli e sanzioni previsto da tutti quei paesi europei per la violazione delle norme sul finanziamento privato, quindi il lobbismo mascherato. Le sanzioni pecuniarie erogate possono arrivare fino a 3 volte gli importi illegalmente ottenuti, come nel caso della Germania. Perché a noi ce lo chiede l'Europa è sempre a senso unico, cioè l'Europa ci chiede sempre di prendere i soldi in tasca dei cittadini, mai però di guardarli, controllare e sanzionare gli abusi. Tornando a noi... Mi piacerebbe che chi tra le file del PD e del PDL sostiene di essere contrario al finanziamento pubblico dica in modo chiaro di essere contrario a questo decreto. Mi sembra che questo fu uno dei punti di rottura di Renzi e Bersani ormai eoni fa, durante la campagna elettorale di più o meno un anno fa. Che fine hanno fatto allora i dissidenti o semplicemente i dissenzienti? Hanno cambiato idea o anche loro non vogliono intralciare l'opera di questo governo, quello futuro, quello passato, non si sa bene? È di pochi mesi fa la dichiarazione rilasciata da Renzi secondo cui i finanziamenti statali dei partiti sono uno spreco di denaro. Occorre perseguire un altro modello per cui i cittadini decidono chi votare e gli eletti compongono i partiti. Oh, se ha detto Renzi, ragazzi, bisogna crederci. Non è tutto, però. Nel marasma generale c'è chi, non pago che i partiti abbiano ancora almeno 4 anni di generosi introiti garantiti, ha anche il coraggio di proporre la cassa integrazione per i dipendenti dei partiti in un paese in cui i lavoratori non possono ricorrervi e sono milioni e milioni. L'abbiamo spiegato prima, i dipendenti dei partiti godono di una cassa integrazione all'infinito, il vero reddito di cittadinanza. Colleghi, ve lo diciamo e vado a chiudere una volta per tutte perché rimanga agli atti. Noi possiamo permetterci di fare i moralizzatori perché noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di soldi dei cittadini e questo è l'unico fatto. E questo unico e semplice gesto ci ha dato tutta quella credibilità che voi avete sbriciolato in 20 anni di vane parole. Voglio concludere esortando quest'Aula a riflettere. La riduzione dei finanziamenti è stata varata, come sostenuto da autorevoli giornalisti, Stella e Rizzo, che nei corridoi, forse non lo sanno, colgo l'occasione per dirlo, vengono citati dai politici come la fonte di tutti i mali dei poveri partiti, i poveri Stella e Rizzo, solo perché nelle piazze ormai scintillavano i forconi. Tuttavia questa potrebbe essere una buona occasione per voi per dimostrare realmente che su queste poltrone siedono cittadini come gli altri, come dite sempre adesso quando andate nei talk, e non gli esponenti della tanto vituperata casta. Non perdete questa occasione. Se invece lo farete, ancora una volta, non accusate noi di antipolitica, perché la causa del dilagante e preoccupante disprezzo per le istituzioni in questo paese siete voi e nient'altro che voi.